È stato con ogni probabilità il ghiaccio sulla carreggiata a provocare l'incidente che domenica mattina ha ucciso 4 persone nella regione francese della Saona e Loira. Dei 32 passeggeri a bordo, tutti cittadini portoghesi diretti in Svizzera, altri 3 sono in condizioni critiche e una 20 feriti in maniera lieve. È prematuro pronunciarsi sulle cause esatte dell'incidente. Appare tuttavia certo che l'autista ha perso il controllo in un punto in cui stamane l'asfalto era ghiacciato e molto scivoloso. Per determinare altri eventuali fattori ci vorrà del tempo. L'incidente è avvenuto poco prima delle 4:30 del mattino sulla Nazionale 79, un asse tristemente noto per la sua pericolosità. Per questo battezzata Strada della Morte, la stessa arteria era stata a maggio teatro di un frontale tra un minibus e un camion, costato la vita a 12 persone, anche in quel caso portoghesi.